molto molto importanti. Voglio solo nominare Guido Traversa per Aria SRL, la 3D. E sono talmente inscatolati dentro alla televisione che hanno perso completamente il senso della ragione, secondo me. Cioè, se rendete conto che continuano a farci delle domande, le stesse solite domande, continuamente sperando di avere una risposta diversa. In realtà non hanno ancora capito che non possono chiedere a noi le risposte, perché noi siamo la domanda, loro devono dare una risposta a questa domanda che siamo noi fatti. Questa è la domanda, che viene una risposta loro, e ammettono di chiedersi continuamente le stesse tre domande. Sono e saranno le sentinelle della memoria. Firmato Liliana Segre. Ragazzi, grazie. Buona sardinata. Restate uniti e godetevi Londra. Forte che mi uscì il sangue dal naso.
C'è chi è qua solo per curiosità, c'è chi è qui perché sente un disagio che non riesce forse bene a disegnare, ma ritiene comunque sia necessario esternare. C'è chi è qua perché vuole contrapporre la sua voce a chi per troppo tempo ha portato avanti una politica fatta di odio e di violenza e su questa ha costruito il suo consenso. Però credo che ci sia anche chi qua vuole mandare un messaggio forte a coloro che nelle istituzioni provano già a contrapporsi a questa politica, ma lo fa con dei concetti che non sono degni di essere condivisi. Ma credo soprattutto che qui ci sia tanta gente che è delusa dalla politica, che non ci crede più alla politica, che ha visto le sardine, ha detto questo movimento non mi fregherà, non scenderò con loro in piazza, però è qui perché crede ancora nella democrazia. È per questo che la piazza è bella, è fantastica, perché c'è tanta gente che vuole riappropriarsi della politica, c'è tanta gente che non ha più voglia di stare a sentire determinate situazioni e determinati linguaggi. Vedo persone che hanno portato un libro, vedo persone con le sardine, ma soprattutto vedo persone che hanno delle idee, persone che hanno dei concetti e che vogliono ancora combattere per questo, di farla, di parlare di politica, nei bar, con gli amici, sentire di nuovo la voglia di fare politica. Perché non possiamo pensare e sperare in una politica migliore se siamo indifferenti di fronte a quest'ultima. So che per molti questo è difficile, per alcuni impossibile, soprattutto per i tempi che ci accomunano. Allora vi voglio lasciare con una frase di Nelson Mandela, forse la sua più bella. Ogni cosa sembra sempre impossibile finché non viene realizzata. Grazie. Siamo noi, sulle onde del mare. Questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio che si può masticare. Poi ti dicono, non tutti sono uguali, non tutti sono uguali, non è questa maniera. Ma è solo un modo, per favore, per restare chiusi dentro casa con la mia sera. Però la storia non si ferma davvero davanti a un portone. La storia è dentro le stanze, le brucia, la storia è dal torto, la ragione, la storia siamo noi. Noi che scriviamo le verità, siamo noi che abbiamo tutto per vincere, tutto da perdere. Sei un cristiano? Si tratta di scegliere di andare e la ritrovi tutta con gli occhi aperti che sanno benissimo cosa fare. Quelli che hanno letto un milione di libri e quelli che non sanno nemmeno parlare. Era per questo che la storia dai brividi, perché nessuno ha in piazza a farsi sentire, ad alzare la voce, perché è arrivato il momento di urlare no a ogni tipo di fascismo, razzismo e discriminazione. È arrivato il momento di urlare no a Salvini e alla Lega. No! Devono sentirci bene, devono capire che non siamo più disposti ad accettare la valanga di odio e falsità che hanno cercato di propinarci giorno per giorno, con cui hanno cercato di appropriarsi della nostra serenità, del nostro paese. Odio dalla volgarità che hanno cercato di seminare giorno per giorno, post per post, tweet per tweet. Le sardine non hanno paura, non temono niente quando...
quando sono in branco. Siamo solamente sardine, non un partito o una forza politica. Siamo migliaia di unità che prese assieme generano un banco, ma siamo anche migliaia di unità che una volta, non appena la folla non servirà più, saranno pronte a ritornare unità, non appena ogni ombra di pericolo fascista sarà dissolta e non appena il confronto finalmente tornerà civile. Nessun'altra forza che in modo aperto o subdolo si rifaccia al fascismo e che minacci la nostra libertà. Torino lo griderà fino a quando sarà necessario, fino a quando tutti non l'avranno sentito in tutto il paese e non solo. Torino si slega! Vi chiedo scusa innanzitutto se sono salito su questo palco, ma non sono altro che una sardina, cioè un piccolo pesce come tutti voi che sa, credo perché me l'ha insegnato mio padre e lo ha insegnato e lo hanno insegnato anche i vostri genitori a voi, che la felicità di una sardina, di un singolo, di un essere umano dipende dalla felicità di tutti quelli che vivono attorno a lui. E quello che dobbiamo fare è continuare a combattere perché i diritti delle persone vengano allargati, ampliati. In altre piazze è stato detto, ci sono le mani alzate nel saluto romano, le nostre sono mani alzate con i libri! Il primo di questo primo di questi libri lo regalerò in modo simbolico e poi chiederei a tutti voi di girarvi a destra, a sinistra, dietro e di cercare uno sconosciuto. Thank you.
diversa, che su di me riversa la sua follia perversa. Arriva al punto che quando mi vede sterza, vuole mettermi sotto sto segno rotto, che si fa quando nel santo attaccato sullo scotto. Non ha capito che sono disposto a stare sotto solamente quando fotto. Torna al tuo paese, sei diverso, impossibile, vengo dall'universo. L'avrò perso, che vuoi che ti dica? Tu sei nato qui perché qui la maggiore di una figa. E lo dico anche per la Chiesa, davanti alla disumanità deve metterci la faccia. Bravo! Bravo! Deve lasciare da parte i rosari e cominciare a guardare le persone. Basta subito! Non mi permettete un pensiero ancora. Torino vi bacia, la Torino antifascista. Se vi siete detti, non sta succedendo niente. Le fabbriche riapriranno e resteranno qualche studente, convinti che fosse un gioco a cui avremmo giocato poco. Provate pure a credervi assorti, siete lo stesso coinvolti. Anche se avete chiuso le vostre porte sullo scuro muso, la notte che le pantere ci mordevano il sedere, lasciandoci in buona fede massacrare sui marciapiede. Anche se ora ve ne fregate, voi quella notte voi c'eravate. C'è chi vuole contrastare l'odio, c'è chi cerca una rappresentanza, tutte queste cose insieme. In generale direi che di temi ce ne sono, direi che di ingiustizie da sistemare in questo mondo ce ne sono. È una repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Articolo 4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Articolo 5. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali. Attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo. Adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento. L'articolo 6
La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche. Scusate le mani fredde. L'articolo 7. Lo Stato e la Chiesa Cattolica sono ciascuno nel proprio ordine indipendenti e sovrani e i loro rapporti sono regolati dai patti lateranensi. Le modificazioni dei patti accettate dalle due parti non richiedono procedimento di revisione costituzionale. Articolo 8. Tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. E l'articolo 9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, tutela il paesaggio, il patrimonio storico e artistico della nazione. Articolo 10. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute e la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme dei trattati internazionali. Lo straniero al quale si è impedito nel suo paese l'effettivo esercizio della libertà democratica garantite dalla Costituzione italiana ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica. Alle limitazioni di sovranità necessarie a un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni, promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. E per chiudere, l'articolo 12. La bandiera della Repubblica è il tricolore verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di uguali dimensioni. Italia, Italia, si legge, si legge.
in montagna. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao.